Buongiorno ragazze e benvenute e bentornate in un nuovo vlog, non vlog da tanto. Oggi per noi è sabato mattina. Gli uomini sono ancora a letto ed è anche tardino, se la stanno prendendo comoda perché Niccolò non sta proprio in formissima. E niente, io sto per andare in doccia, così mi lavo assolutamente i capelli, perché questa mattina devo fare dei giri, cioè devo arrivare al supermercato e Bidi Bimbi per prendere delle cose per Niccolò. E oggi pomeriggio andrò a diciamo, un evento a Roma e quindi insomma avevo pensato di iniziare questo vlog per portarvi un po' con me in questa giornata. E poi vi racconterò insomma dell'evento strada facendo e adesso vedo insomma vedere se si sono svegliati e io ne approfitto per andare in doccia. Ok ragazzi, doccetta al volo fatta, capelli lavati, ho il fantastico turbante di pomelo, che l'ordine per pomelo secondo me vale anche solo per questo, mi trovo benissimo con questo turbante. Ok, altro passaggio che faccio sempre prima di procedere all'asciugatura, vado a mettere un protettore del calore e sto utilizzando, vabbè, sempre i prodotti appunto di pomelo. Anche se non è un video in collaborazione, sotto nell'info box trovate sempre il mio codice sconto e la promozione appunto in atto, così se volete provarli oppure li conoscete e volete fare un rifornimento potete appunto risparmiare un po'. Comunque questo qua io vado a spruzzarlo sulle lunghezze. E poi lo vado, diciamo, a stendere meglio, no? Passando una spazzola, quindi spicciando anche un po' i capelli. Soprattutto ragazze, adesso con l'autunno e l'inverno, dove io riprendo un po' a giocare con ferri e piastre, è indispensabile, insomma, mettere un protettore per i capelli. Non fate caso alle mie occhiaie terribili di questi giorni, ma ripeto, Nicola mi sta proprio in formissima, quindi non è che si dorme proprio sereni. Ragazze, come avete visto, ho lisciato appunto i capelli. Ho aperto anche la finestra perché effettivamente era abbastanza buio, insomma, l'ambientazione, ecco. Allora, colgo l'occasione, dopo che appunto doccia fatta, capelli fatti, per farvi vedere due prodottini che mi sono stati inviati da un'azienda, perché parliamo un attimo di skincare, per lo più contorno occhi. Allora, IMIM è l'azienda che mi ha mandato questo duo appunto contorno occhi che è suddiviso in un siero, sempre contorno occhi, e appunto una crema contorno occhi, quindi è un due step, quindi prima si mette il siero, poi si mette il contorno occhi. Lo sto già testando da qualche settimana, ma ve ne vado a parlare insomma solamente adesso. E cioè, ragazze, è proprio quello che, cioè, il miglioramento lo vedo, l'ho visto quasi quasi immediato. Per carità, non ho un contorno occhi particolarmente segnato, è un contorno occhi un po' stanco in questi giorni perché appunto Niccolò non è in formissima, quindi non è che si dorme così bene, ecco. Apriamo un po' di più, così entra un po' più di luce. E non ho insomma particolari, ecco, rughe. Purtroppo ho un po' di occhiaie questi giorni, però ragazzo, proprio diciamo sperimentato, cioè, ho proprio visto dopo l'applicazione di questi prodotti questo effetto proprio tensore di distensione, ecco, dell'aria. Comunque ve li faccio vedere. Allora,
Come prima cosa andiamo ad applicare il siero contorno occhio. Ho tutte le scatoline così vi volevo far vedere appunto i prodotti integri. Questa qua è la confezione, sono confezioni in vetro, molto belle anche da esporre, ecco. E è appunto un siero contorno occhi anti-aging. Ha la pompettina dosatrice, quindi voi prelevate la quantità e diciamo che lo andate a mettere direttamente nella zona del contorno occhi, il siero, quindi lo proprio con la pompetta dosatrice, ha una formulazione quasi acquosa, insomma, leggera, ma appunto, non so ragazze, io noto proprio questo effetto distendente, ecco, non so, ecco, come dirvi, del contorno occhi. E naturalmente appunto applicato poi, cioè naturalmente l'effetto migliore lo avrete con l'applicazione dei due prodotti, ma tanto è un kit che insomma viene venduto appunto insieme, quindi proprio primo step siero, secondo step contorno occhi crema. Ok, lascio un attimo assorbire alla pelle appunto il prodotto, quindi il kit viene venduto proprio con la confezione da due, vi lascio qua sotto il link per spulciare, per vedere qualche informazione in più, per acquistarlo, perché ha un prezzo veramente super vantaggioso già di suo, a prezzo pieno ecco. In più io vi lascio il codice sconto sempre sotto l'info box, che andate a risparmiare un altro 20%, quindi vi viene ancora meglio, ragazze, e ve lo giuro, ragazze, io sento proprio in questo momento il contorno occhi fresco e distendersi. Ecco, è proprio l'impressione che ho avuto utilizzando questi prodotti. Proprio la prima impressione è stata proprio questa: il contorno occhi appunto disteso. Io, come avete visto, lo applico adesso, lo faccio vedere anche con la crema, nella zona di sotto, diciamo, zona occhiaie, e poi mi stendo anche in questa zona qui laterale dove si creano, ecco, le famose zampe di gallina, ecco. Quindi io tendo sempre a portare il contorno occhi anche qui sulla parte laterale, diciamo, delle tempie. E appunto adesso si è assorbito, quindi come avete visto si assorbe velocemente, è sempre un contorno occhi molto fresco. Passiamo alla seconda confezione, sempre molto minimal, molto anche elegante, sempre in vetro, e questa volta il dosatore è a pompetta, quindi voi andate a mettere una quantità appunto che non ne serve moltissima, ragazze, e appunto andate a stendere, ragazze, nella zona interessata. Come vedete, ragazzi, io vado dalla parte appunto sottostante fino a questa laterale. Ed ecco qua, ragazzi, io sento veramente il contorno occhi disteso, fresco, rilassato. Ora non fate caso purtroppo, ecco, alle mie occhiaie, perché ecco, ripeto, sono nottate un po' particolari visto che Niccolò sta abbastanza acciaccatello, però cioè, veramente lo sento levigato, lo sento disteso, ragazze, disteso è la parola giusta da utilizzare per descrivervi quello che sento. Ricordo che appunto sotto le box informazioni trovate il link per acquistare questo duo, che ripeto, già a prezzo pieno, prezzo regolare, è un prezzo comunque economico e accessibile, considerando che comunque avrete due prodotti full size e stiamo parlando comunque di 30 ml di contorno occhi ciascuno, quindi 30 ml di siero e 30 ml di crema, che avete visto la quantità minima che ho utilizzato, ragazze, già il costo è basso, in più ve lo spalmate in diversi diversi mesi di utilizzo, perché veramente io penso che per finirlo ci metterò un anno, perché la confezione è grandissima e nonostante si metta mattina e sera, posso dire, la quantità è minima da utilizzare, ma a parte ciò il prezzo è veramente competitivo. Vi lascio sotto il link e vi lascio anche il mio codice sconto. Pronta per uscire
Non so se riesco a farmi vedere l'outfit. Come avete visto, ragazzi, ho fatto i capelli lisci oggi. E poi questo qua è il trucco che ho realizzato. Che sì, vabbè, c'è molto sole e molta luce, quindi non so quanto riusciate ad apprezzare. Allora, prima destinazione Bidi Bimbi, così vediamo le cosine che servono a Niccolò. E poi lì andrò, insomma, a un supermercato all'Iperdem che è lì vicino. Ok ragazzi, sono tornata a casa, qui ho un piccolo assistente e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, prima cosa quello che ho preso da Bidi Bimbi. Allora, alla fine non era così interessante la promozione, tolgo gli occhiali, forse è meglio, la promozione dei pannolini, quindi insomma ho lasciato stare. E invece ho preso due pacchi, due scatole di salviette, perché proprio insomma stavamo a zero, quindi ho preso queste qua, due, se ne prendevi due pagavi intorno ai 9,50 9,49 a confezione, quindi diciamo che a scatola, quindi a singola confezione 95 centesimi, mi sembrava un buon prezzo. Poi avevamo finito i biscottini per Niccolò, ho preso questi qua di Umana. Poi sempre BD Bimbi ho preso le salviettine, queste qua igienizzanti per il ciuccio, insomma porto sempre i ciucci di ricambio per Niccolò se gli cadono, però insomma per necessità insomma ho anche sempre una confezione di queste. Poi in offerta a 13 euro c'era il latte, quello che utilizziamo appunto per Niccolò, che è Umana 3. Quello da 1,1 kg, e quindi insomma l'ho preso visto che abbiamo solamente una confezione che è già aperta. E poi ho ripreso un pacchettino di queste patatine che mi piacciono molto. E appunto abbiamo terminato con Bidi Bimbi. Poi Iperdem, allora ho trovato la promozione della carta igienica, questa qua. Sono 12 rotoli a 5,99, che è un buon prezzo, quindi ho deciso di prenderla visto che ormai la carta igienica arriva a prezzi spaziali. Poi ho preso, sotto richiesta di Chef Manu, le fettuccine, quindi le vediamo subito. Poi avevamo bisogno di tovaglioli, quelli semplici, ho preso insomma quelli che ho trovato lì al supermercato, quindi a Brand Consiglia 150 pezzi 1,49. Poi dovevo riprendere sempre per la mia alimentazione il burro di arachidi, che l'ho terminato. Ho preso questo qua, ragazzi, della linea di siciliani, che è lo stesso che ho utilizzato fino ad ora, e mi sembra bene tipo 3,69 euro. Poi finocchi, ho preso dei finocchi. Ho preso poi delle mandorle, queste qua che le uso come appunto spuntino per la frutta secca. Sono 500 grammi a 6,99 euro. Poi in offerta c'era la pasta, questa qui sfoglia della Butoni rotonda, che sapete io prendo perché mi trovo bene magari a mi trovo bene ad utilizzarla per fare delle torte rustiche che poi Manu si porta al lavoro. È pratica, insomma sfiziosa, anche un po' svuota frigo, quindi sempre ci potete mettere quello che volete, la torta rustica alla fine è sempre buona. Poi per Niccolò ho voluto provare a prendere questo prodottino qua della Teddy, che è Teddy biologico fragole yogurt, in questa versione squeezy, proprio perché Niccolò insomma con lo yogurt non è che ci va molto d'accordo, quindi voglio vedere se questa versione qui magari lo prende. L'ho preso uno per prova, poi burro ci serviva. Poi al banco degli affettati ho preso della fesa di tacchino, del prosciutto cotto e del prosciutto crudo. Poi ragazze, visto che ieri sono stata a controllo la nutrizionista, poi magari vi dico insomma com'è andata, mi ha detto che posso utilizzare della marmellata Hero Light per aggiungerla, per condire magari delle cose per la colazione. Quindi ho preso questa qua ai frutti di bosco con 7 calorie. Non so, non l'ho mai provata. Alla cassa la signora prima di me mi fa: ma ce la fai a mangiare questa marmellata? E lei ha detto no, è la prima volta, quindi spero di sì. Poi carne ho preso fese di tacchino, fette sottili.
Poi ho preso due hamburger che mangiamo sia io che Manu. Questo era hamburger di Angus iberico, questi due qua. Poi delle ricottine vallelata erano in offerta per utilizzarle anche per Niccolò. Poi ho preso del straccetti di suino, questa confezione qua a 9,99 al chilo. Poi una solita tavoletta di cioccolato fondente 88% che io utilizzo nella mia alimentazione. Poi uno yogurt greco per Manu, questo al mirtillo. E poi ho preso due bottiglie di Coca-Cola zero, una più grande e una più piccina da tenere in casa. Ed ecco qua, andiamo perché è pronto da mangiare. Ok ragazzi, siamo arrivati a Roma. Sono in compagnia di un'amica perché Niccolò non sta benissimo, quindi sta col papà. E andiamo. Buongiorno ragazzi, allora siamo al lunedì, come avete visto ieri che era appunto domenica, da un piccolissimo spezzone, per noi è stata una giornata interamente casalinga di nulla facenza, perché questo signorino qui è appunto influenzato, ha una gola super super rossa e da ieri abbiamo dovuto cominciare l'antibiotico, e quindi adesso si farà una settimanella di antibiotico. Già ha una tosse forte, anche se si sta già attenuando, ed è super super raffreddato, quindi stiamo facendo lavaggetti, aerosol, antibiotico. Insomma, chi più ne ha più ne metta. E oggi è andata meglio questa notte, però nelle notti precedenti, soprattutto appunto sabato notte, non abbiamo dormito molto. Quindi ieri eravamo tipo dei cadaveri, io e degli zombie, ecco, io ed Emanuele. Quindi abbiamo deciso di stare proprio tutto il giorno in casa e di non fare praticamente nulla. Cioè, quindi abbiamo semplicemente, ecco, fatto il minimo indispensabile in casa e poi abbiamo visto film, abbiamo un po' giocato con lui, anche se ieri ha dormito tantissimo, cioè nel senso, tu dici, vabbè, dormiva, ti potevi riposare. No, perché purtroppo fa dei riposi disturbati, nel senso che magari, eccolo, pisillino, salute. Fa dei riposi disturbati, nel senso che magari dorme mezz'oretta, poi gli viene da tossire forte, si sveglia che piange perché comunque gli fa male, oppure si muove tantissimo e quindi insomma non è che fa proprio quel riposo profondo di, che ne so, 2 orette dove ti stendi anche tu e ti metti a dormire anche tu. No, quindi niente, ce lo siamo tenuto magari sul divano e mentre noi guardavamo un film, lui magari ci si addormentava addosso e quindi abbiamo trascorso insomma la domenica un po' così, quindi non ho vloggato, sì, sto parlando a un video. Quindi abbiamo trascorso la domenica un po' così, cercando un po' di, ecco, di riposarci e di ricaricarci. Sono anche andata a dormire relativamente presto. Ecco, la tosse, per esempio, ora ce l'ha, ma è molto molto migliorata da 2 giorni a questa parte. Adesso è appunto lunedì mattina, già inoltrata, ne abbiamo un po' giocato qui per terra, infatti ci sono un po' di giochini sparsi. Adesso stavo rifacendo di là il letto, perché così la camera, magari passo anche al volo l'aspirapolvere, così se poi Niccolò ti vuole riposare un'altra volta, la camera è fatta. Diciamo che la casa è abbastanza sistemata, a parte la cameretta di Niccolò, che ragazzi c'è un magazzino, io non so, non sappiamo come l'abbiamo fatta. Abbiamo svuotata tutta, pulita, svuotate gli armadi, risistemati, tolte le cose che non utilizzavamo più prima di partire per le ferie, per le vacanze. Arista un'altra volta un macello quella camera, io non so veramente come organizzarla, è proprio un problema per me. C'è un mocciolino? E comunque, mamma mia, il video, sì, speciale ragazzi. Manda bacio. Dolce tu, dolce, dolce. E niente, quindi insomma,
Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vabbè, sì, che la casa è abbastanza sistemata, anche quel salone. Ci sono solamente i giochi, magari il PC sul tavolo, il mio PC, insomma, però è abbastanza sistemata. Però vorrei passare l'aspirapolvere in tutta casa, magari anche lavare il bagno. Però come prima cosa andiamo in camera da letto, così finisco lì. Puliamo il mocciolino. C'è tutto il mocciolino. Tutto il mocciolino che ti cola. Alla fine è passata l'intera giornata, io non ho vloggato. Perché? Perché nel pomeriggio, cioè scusate, in questa mattina ho approfittato per vermi così di Niccolò per girare appunto due video per il canale, più i capelli, e quindi appunto ho girato due contenuti. E nel pomeriggio invece, ragazze, sono andata a fare una lista, ho fatto un'ecografia al seno, perché io mi controllo tutti gli anni, me la faccio tutti gli anni, e quindi niente, oggi avevo appuntamento per farla, probabilmente sì, avevo un minimo di preoccupazione, ecco, qualcosa, però insomma, non c'è nulla, e bene così. E niente, poi sono tornata a casa, ho fatto un po' la cena, ho fatto una buonissima, penso, spero, perché io non l'ho potuta mangiare, torta rustica, che mi hanno mangiato un pochino questa sera e poi un pezzo se la porterà domani al lavoro, che è fatta a base di prosciutto crudo, provola affumicata e melanzane grigliate che ci sono avanzate da ieri, e niente, mi ha detto che era buonissima, quindi sono contenta. Diciamo che utilizzo molto l'escamotage della torta rustica per fare il pranzo da portare a mano al lavoro, perché la butti lì in forno. È pure un po' una svuota frigo perché ci puoi mettere un po' tutti gli avanzi dentro, quindi buona soluzione. E niente, adesso è appunto sera, bene, abbiamo mangiato e tutto. Mi sono struccata e volevo farvi vedere, però poi magari ne parliamo nei prossimi video, nei prossimi giorni. Un prodottino che ho preso appunto all'evento in cui sono stata sabato, che non ho più mostrato, insomma. Tra i brand che ho conosciuto in quell'occasione c'è stata appunto Hydra di Danila, che appunto fa una linea skincare. Ho voluto prendere questo prodottino qua, ragazze. È un burro latte detergente, praticamente vi fa una doppia detersione molto delicata ma efficace, perché appunto è un burro che voi andate a stendere, a struccare, detergere tutto il viso, anche sugli occhi, che vi fa da struccante. Poi a contatto con l'acqua questo burro si trasforma in un latte detergente, quindi molto molto delicato, idratante, la pelle non tira. E oggi ho fatto appunto il primo test, quindi l'ho testato, avevo un trucco abbastanza carichetto, perché ho fatto questo giro che appunto mi preparo con voi, e l'ha tolto completamente anche il mascara, quindi sono contentissima. Cioè insomma, per primissima applicazione non si è comportato affatto male, ma vi farò sapere. Adesso la serata non è terminata perché mi tocca stirare, quindi vado a stirare. Vorrei, anzi devo mettermi comunque dopo anche un po' al PC. Mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.